Hola muchachos e benvenuti, io sono Wesley e come promesso vi ho portato la demo di FIFA 15 con anche dei piccoli consigli per farvi diventare veramente più forti. Vi sembrerà una cavolata ragazzi, però se seguite questo consiglio sono sicuro che riuscirete ad arrivare in divisione 1 senza fatica, diventerete veramente bravi, soprattutto al difendere e ad avere una visione di gioco molto più ampia. C'è un sole che spacca le pietre ragazzi, questo mi dà una carica in più. E adesso iniziamo subito il gameplay. Ho personalizzato i comandi perché mi trovo meglio con i vecchi tasti di PES, perché sono nato con PES, quindi mi sono abituato a quello. Maronna se sei alto, Ibra. Il consiglio che vi voglio dare ragazzi, oltre a giocare in difficoltà leggenda, dovete andare nell'ultima tacchetta di queste impostazioni e modificare le impostazioni del computer, metterli 55 alla velocità di scatto, 55 all'accelerazione, 55 alla velocità dei passaggi, 60 all'abilità del portiere, perché vi porterà quindi a cercare molte più vie per arrivare al gol, perché sarà molto più difficile, e piazzamento delle marcature 70, in modo che il computer abbia veramente una difesa impenetrabile. Quindi se riuscirete a distruggere questa difesa sarete già ad un ottimo punto. Vi sembreranno pochi cambi, ma sono fondamentali per il vostro allenamento personale. La formazione, giochiamo subito. Allora ragazzi, purtroppo l'audio del mio commento in live è andato a farsi benedire, quindi dovrò commentare la partita guardandola adesso insieme a voi e ridirvi le mie impressioni e alcune cose sul gioco. Allora, le mie impressioni ragazzi su sto gioco. Per prima cosa ho notato subito la grafica, che è migliorata veramente tanto confronto a 14, dai particolari delle magliette, mi riferisco a quando un difensore fa contrasto che gli tira la maglietta o altre cose, per esempio il campo che si rovina, quindi tante cose grafiche che hanno messo in questo FIFA che non sono niente male. Altre cose, ho visto che i portieri effettivamente da quello che avevo già visto e sentito sono stati potenziati, però almeno per la demo che ho provato ho visto che fanno ancora delle paperate o sono dei piccoli bug, soprattutto nei tiri ravvicinati. Capita che sei vicino al portiere tiri, il tuo avversario è vicino al portiere tira e il tuo portiere si tuffa in una direzione senza senso, oppure se gli fai un pallonetto è capitato e ho visto che il portiere ha un ritardo nel reagire a prendere la palla. Ripeto, spero che sia solo qua nella demo, che sia una demo che hanno fatto qualche mese fa, quindi hanno provato e hanno provveduto poi per il gioco che uscirà a togliere tutti questi errori. Me lo auguro veramente, perché sarebbe un po' fastidioso. Un'altra cosa che ho notato è nei tiri, tirare è diventato un po' più difficile, soprattutto centrare e inquadrare la porta. Ed è anche un bene, perché migliora la qualità della partita e del gioco, è molto più realistico. Per quanto riguarda i colpi di testa, ho visto che la tempistica è la stessa. I colpi di testa avranno lo stesso tempo di FIFA 14, o comunque all'incirca. È un argomento che ho trattato nel video come attaccare su FIFA 14 le basi, e quindi andatelo a rivedere se volete qualche consiglio in più. Poi per quanto riguarda un po' più nel dettaglio tattico dei movimenti e dei giocatori, ho trovato che il possessore di palla è più agile a scartare, ha movimenti molto più fluidi e meno macchinoso, anche se a volte lo trovo un po' più lento di FIFA 14 in alcune situazioni. Però all'insieme mi è piaciuto, c'è una libertà e una facilità maggiore di scartare gli avversari. Per quanto riguarda la difesa, ho trovato che i difensori non hanno più quell'intelligenza stupida che li fa andare a vuoto o altre robe del genere che succedevano su FIFA 14. Qua ho visto che l'intelligenza sembra funzionare e non vanno più a vuoto, almeno a me non è ancora capitato che in un lancio lungo sono andato a vuoto. Ripeto, sono tutte impressioni personali provate in una partita nella demo, quindi non prendetela come robe ufficiali che sono così per forza. E niente ragazzi, seguite il consiglio che vi ho dato, mettendo tutte quelle impostazioni per il computer, aumentandola leggermente, giocando leggenda, perché vi aiuterà tantissimo a migliorare la vostra difesa e il vostro attacco. Quindi non preoccupatevi assolutamente se le prime 20 partite le perdete, non riuscite a vincere, perché è normale.
È normale perché veramente giocando così è giocare a un livello più alto. Detto questo, penso di aver detto tutte le mie impressioni, penso di avervi dato il mio consiglio per migliorarvi. E basta ragazzi, finiamo qui la partita. Volevo darvi un po' di news, il prossimo video ragazzi sarà un altro gameplay più penitenza, quindi io con la mia ragazza. E in futuro faremo anche un video per ringraziare comunque tutti gli iscritti che abbiamo fino adesso, quindi ormai quasi più di 300. Quindi vi ringrazio già adesso e vi ringrazieremo ancora tante volte perché siete veramente grandissimi. Bene, detto questo, lasciate un bel like, condividete il video, commentate con i vostri pensieri. Noi ci vediamo al prossimo video col mio urlo di gloria. Pucci! Non dell'uso amico, siamo qui, iscriviti e diventa.